rituals o canti dell'aria, così hanno voluto chiamarli il cantante Robert Graham Smith e il pianista David Miller. Attorno al 1800 gli schiavi afroamericani espressero la loro sofferenza, ma anche la loro gioia attraverso gli spirituals. Oggi Robert Graham Smith ci propone questo concerto, che ha già presentato in diverse città in Italia e in Germania, con il desiderio di trasmettere un messaggio universale. La scuola della vita riserva a tutti una parte di sofferenza, ma vivendo inconsciamente in Dio è possibile trasformare questa sofferenza in gioia. Robert canta dunque nel sentimento originario degli spirituals, che hanno espresso e continuano ad esprimere l'eterno desiderio dell'anima di realizzare la libertà in Dio. Auguro a tutti una bellissima serata, che questa musica e questi canti possano arricchire la vostra mente, il vostro animo e il vostro cuore. Un ringraziamento particolare a Don Alberto, che con la sua disponibilità, con la sua generosità, ha reso possibile l'effettuarsi del concerto nello scenario bellissimo di questa chiesa. A metà concerto passeranno alcuni giovani e chi lo desidera potrà lasciare una propria offerta. È in vendita anche una cassetta del concerto intitolata Quando sento lo Spirito. La troverete all'uscita della chiesa. Di nuovo, buona serata a tutti. Thank you.
Santo e uno dei famosi spiriti, Joshua fit the Battle of Jericho. Una storia di Josué che aveva un grande problema davanti a lui. Aveva un muro che doveva superare in Jericho, un paese in Israele. La voce di Dio ha detto a Josué: basta suonare le trombe, Josué, e crolleranno le muri. E così la storia di Josué e la battaglia di Jericho. Potete anche cantare se conosci il ritornello. Della gioia di come superare la sofferenza, le difficoltà nella vita, la gioia che sentiamo ognuno dopo quella prova. Però c'è questi schiavi che erano portati dall'Africa nelle 600 fino all'800, hanno sentito un grande dolore. E l'unica maniera per superare la sofferenza era la fede. La fede in Gesù Cristo per rientrare nella sua luce, di entrare nella sua luce. Così questo prossimo canto, tradotto dall'inglese in italiano: nessuno sa il mio dolore, soltanto il Signore. Nessuno sa il mio
canzone. In italiano, fatto di un amico americano che è sposato di una italiana, intitolato Dio nella notte, Dio nel buio, seguirò sempre te. Quando mi perdo, quando piango, so che tu sei con me. Vivo solo per amarti, oh Signore. Sulla seconda volta del canto, voi potete anche condividere queste canzoni con me, perché in ogni sofferenza, in ogni difficoltà, se chiediamo il Signore, Lui ci aiuterà a superare tutto. Thank you.
famosi spirituals intitolato Amen, e voi dovete partecipare in questo. Questo ci dà la storia di Gesù mentre battiamo le mani insieme e riscaldiamo anche le mani, così, e cantiamo insieme Amen. Thank you.
Questo prossimo canto ci dà la storia di Noè. Voi conoscete la storia di Noè, che ascoltava la voce di Dio in se stesso e Dio ha detto, guarda Noè, io manderò un grande diluvio sulla terra. E Noè ha detto, ma che cosa succederà, Signore? Ma tu devi costruire una arca. E Noè ha detto, ma è un'arca? E lui ha detto, sì, un grande arca, per portare tutti gli animali della terra su questa arca, così voi siete salvati. E così per 40 giorni è piovuto. E che cos'è Noè disse? Mamma mia, che pioggia! Deep breath.
brace intitolato Andate nell'acque perché stanno per tremare, andate nell'acque per curarti. Wade in the water. Thank you.
Questo prossimo canto è uno dei canti anche molto spiritoso, però è un motivo per il sentimento per scappare verso Gesù, scappare verso la luce di Cristo. Steal away to Jesus. Questo prossimo canto
intitolato Piccolo Davide. La storia di Davide che in tutta la sua difficoltà nella sua vita, lui suonava la harpa e poi ha sperimentato tutti i suoi problemi. Così Piccolo Davide, la sua storia. Thank you.
figure trovare adesso gli acustici di questa chiesa costruita dal 1100, particolarmente il nostro santo padrono d'Italia, San Francesco di Assisi. Lui ha scritto forse la prima poesia in lingua italiana, così in questa chiesa del tempo di prima di San Francesco, forse lui è venuto qui a pregare. Vorrei presentarvi il cantico del frate Sole nella lingua originaria italiana. Thank you.
Addio, goodbye. Questo è un canto tradotto in italiano per darvi un senso della gioia dei spirituals. Schiavi. Vai giù in Egitto e lascia il mio dire a Ferrone di lascia il mio popolo andare. Dire a Ferrone di lascia il mio popolo andare. Go!
prossimo canto è questo prossimo canto intitolato Gospel Train è uno dei canti anche molto spiritoso. E il treno del Vangelo sta per partendo, che ci porta verso la luce del Signore. Così, get on board, alzate sul treno subito perché sta per partire. Get on board, little children, get on board. Arriveremo sempre a questo pensiero del Signore. Alzatevi in piedi e batteremo le mani se volete danzare, non so se puoi danzare la chiesa. Thank you.
concluderemo la nostra serata con un ultimo canto, un canto in piedi dedicato alla pace. La pace nel mondo arriverà quando percepiamo la pace in noi stessi prima. Così tenete la mano del tuo vicino e cerchiamo di, nella pace, esprimere quella pace nel nostro cuore. Se volete chiudere gli occhi e ascoltare, e sentendo quella pace in te stesso. Durante la fine di questo canto alziamo le mani insieme alle fini del canto. Nella fratellanza, nella pace per tutti i popoli di tutte le religioni sulla terra. Cantando quest'ora.